Allora, eccoci. Buonasera, grazie a tutti di essere venuti, grazie veramente. Io in realtà non voglio dire nulla perché siamo qui per ascoltarvi e per ascoltarci. Solo una sintesi del perché ci è venuta questa idea di trovarci qui a 20 anni dalla caduta del muro senza parlare del muro, che forse è un'eccezione nel panorama del, diciamo così, del giornalismo e degli operatori di cultura in Italia. Perché siamo convinti qui a fare futuro, con discussioni che ormai vanno avanti da qualche anno, in realtà, che internet, la rete, quello che mi piace chiamare la Google Culture, in qualche modo è effetto, è causa del cambio di cifra ideologico e quindi del superamento degli ultimi muri, cioè dei muri delle ideologie dell'Otto e del Novecento. Lo è perché creando uno spazio nuovo, uno spazio di osmosi, di comunicazione e interconnessione, in qualche modo depotenzia le biblioteche private, cioè depotenzia le memorie di ognuno di noi e le mette in discussione interfacciandole con quelle degli altri. È un meccanismo che stiamo vivendo tutti i giorni noi. Io sono il direttore del magazine online della Fondazione Fare Futuro, lo stiamo vivendo tutti i giorni, appunto, condividendo il nostro lavoro sui social network e capendo come una fondazione che proviene da destra come la nostra, che è presieduta da Gianfranco Fini, in realtà attraverso la rete riesce a trovare un pubblico diverso, un pubblico nuovo che non ci trova e non ci cerca per le appartenenze e quindi per uno spirito identitario, ma ci trova magari casualmente per quel che diciamo. Ed è chiaro che in questa interconnessione, comunicazione nella rete, in qualche modo noi assorbiamo qualcosa anche dai nostri lettori. Quindi è una esperienza di osmosi culturale che noi viviamo tutti i giorni. Solo questo, insomma, non volevo dire altro perché stiamo qui, io rappresento ovviamente Fare Futuro, per ascoltarvi e non per dire altro, è solamente la scintilla della comunicazione e della discussione. Volevo solo decidere insieme a voi come fare, come procedere, cioè chi è che andiamo in modo, io preferisco in modo libertario, cioè chi vuole parla, la cosa migliore credo, e poi andiamo avanti con la discussione. Io farò solo da arbitro, nulla di più e nulla di meno. Quindi chi vuole iniziare o dalla nostra scintilla o anche da altro va benissimo.